Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti nascondini. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina 00, zucchero, burro, uova, lievito per dolci, cioccolato fondente e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare l'impasto bianco. Versiamo nel boccale il burro. Lo zucchero, la farina, la vanillina, il lievito per dolci. E le uova. Mescoliamo e facciamo amalgamare il tutto per 2 minuti a 6. A 1 minuto fermiamo il bimby. Scorso un minuto fermiamo il bimby, attendiamo che si apra e con una spatola giriamo un po' l'impasto. Richiudiamo il boccale e facciamo ripartire il bimby per un altro minuto a velocità 6. Il risultato sarà questo, che poi dovremo andare a compattare con le mani, andando a rimuoverlo dal boccale. Dovremmo fare questo, quindi compattarlo con le mani. Andiamo a metterlo da parte. Una volta tolto l'impasto dal nostro boccale, andiamo momentaneamente a metterlo in frigo. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il cioccolato fondente. E lo tritiamo 20 secondi da velocità 6 a velocità 10. Riuniamo sul fondo il cioccolato. Adesso andiamo ad aggiungere il burro. Lo zucchero. La farina. La vanillina. Il lievito per dolci, e l'uovo. E facciamo amalgamare per 50 secondi a 6. Il nostro impasto è pronto, andiamo a metterlo da parte. Riprendiamo dal frigo l'impasto bianco, ne prenderemo la metà, circa mezzo chilo, lo andremo a stendere tra 2 fogli di carta da forno con l'aiuto di un mattarello.
Dopo aver steso il primo impasto bianco, andiamo a mettere da parte e andremo a stendere l'impasto nero e poi l'altra metà dell'impasto bianco. Dopo aver steso i tre strati, adesso andremo a posizionare lo strato al cioccolato sopra quello bianco. Dopo averlo posizionato, andiamo a stendere leggermente con il mattarello. Andiamo a rimuovere la carta da forno e con un coltello andiamo a rifinire la parte bianca in eccesso. Adesso andremo a posizionare l'altro strato di pasta rolla. Andiamo a stendere leggermente con il mattarello. Rimuoviamo la carta da forno. E sempre con un coltello andiamo a rifinire le parti in eccesso. Adesso con l'aiuto di una forchetta aiutiamoci a prendere la misura e andiamo a effettuare il taglio. Adesso andiamo ad effettuare i tagli in orizzontale. Adesso andremo a prendere i biscotti, sempre con l'aiuto di una forchetta andremo a fare questo segno e li andremo a posizionare su una teglia rivestita da carta da forno. Dopo aver posizionato i nostri biscotti sulla teglia, andiamoli a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. I nostri biscotti sono pronti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti nascondini. Grazie e alla prossima ricetta.